Chiedo scusa a chi ho tradito. E affanculo ogni nemico. Che io vinca o che io perda. È sempre la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta. Questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita ha detto mia madre, figlio mio va vissuta. Questa vita non guarda in faccia, in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato e sempre incazzato fino a perdere il fiato. Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. Non mi sembra vero e non lo è mai sembrato, facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato. Mi son fatto rubare forse gli anni migliori, dalle mie paranoie e dai mille errori. Sono strano, lo ammetto, e conto più di un difetto. Ma qualcuno lassù mi ha guardato e mi ha detto: io ti salvo stavolta come l'ultima volta. Vorrei che fosse oggi, in un attimo già domani, per iniziare, per stravolgere tutti i miei piani. Perché sarà migliore e io sarò migliore, come un bel film che lascia tutti senza parole. Gabriel Garco e Giada Lini. Grazie a voi, grazie a tutti. Siediti pure, non sforzare anche l'altra gamba. Allora, intanto c'era Guillermo che voleva dire una cosa, mentre io devo dire una cosa tecnica, che quindi la carta di Gabriel e di Garco noi la dobbiamo in questo momento ritirare. Era giusto arrivare fino a questo punto e chiedergli se lui volesse trovare un modo di rimanere in gara, ma ha scelto di no. Guillermo. E volevo dire a Gabriel una cosa, per quel che possa valere. Sono 17 anni che sono qui. Tu balli da Dio. Grazie. E per me sei stato il campione assoluto e non c'è nessuno al tuo livello, proprio anima e corpo. Ci hai dato tanto ogni ballo, e quei balli che hai fatto con quel braccio in meno erano bellissimi. Grazie di come sei stato veramente un grande campione. Vai di Giada. Io volevo ringraziarti tantissimo, perché ho scoperto una persona, oltre che un bravo ballerino, una persona davvero speciale, molto umana, e quindi ti ringrazio, perché per me tu sei il mio vincitore, perché ho trascorso dei momenti bellissimi con te, nonostante tutto sei stato un eroe, quindi grazie di tutto. E io vorrei dire una cosa, se noi un giorno dovessimo fare, e questa è un'idea, un torneo, una Coppa dei Campioni. Stavo pensando. Noi dovremmo fare una Coppa dei Campioni con Gabriel intanto e poi con tutti i campioni, no? Sarebbe una bella idea per rivedere. Comunque io non credo ci siano dubbi. Se Gabriel fosse rimasto in gara, avrebbe vinto questa edizione di Ballando con le Stelle.